La trasmissione Ombria Verde di Giada News sul canale YouTube verrà pubblicata senza le varie musiche per problemi di copyright. Nel bellissimo comune di Avigliano Umbro Terni, dal 12 novembre 2017 al 24 febbraio 2018, Festa della Musica con tanti concerti legati alla musica colta e ricercata, anche con alcune creazioni che spaziano sui vari campi. Festa della Musica da Avigliano Umbro Terni, dal 12 novembre 2017 al 24 febbraio 2018. Nuova stufa per l'inverno, ottieni un rimborso fino al 65% con il conto termico. Sostituendo la tua vecchia stufa o caminetto a legna con uno dei nostri modelli, hai diritto agli incentivi del conto termico che ti permettono di risparmiare sull'acquisto di una nuova stufa. Rottamando quella vecchia, ti verrà rimborsato fino al 65% dell'importo speso per la nuova stufa. Progetto Fuoco ti aspetta in via dei Tigli numero 8. Zona industriale Bastia Umbria Perugia 075 80 12 924. Amici carissimi dell'Umbria Verde di Giada, salve a tutti, un nuovo appuntamento insieme con una nuova azienda, Euroshed, innovazione e passione per la forza della luce. Euroshed si trova in via dello Stradone a Cannara, telefono 0742 72 148. In mia compagnia ho l'ingegnere Marta Bazzucchi, responsabile dell'ufficio tecnico e dell'ufficio acquisti. Marta, che cosa offre Euroshed? Allora, la ditta Euroshed è stata fondata nel 2010 e produce appunto shed, che sono finestrature da tetto per edifici commerciali e industriali. Questi prodotti possono essere inseriti su un edificio costruito ex novo, quindi in fase di progettazione già è possibile avere un primo preventivo, oppure possono essere utilizzati per riqualificare coperture esistenti, così da apportare migliorie sia a livello energetico che a livello di illuminazione all'interno dell'azienda stessa. I prodotti Euroshed hanno una ampia vastità di particolari, sia per quanto riguarda la loro finitura, sia per quanto riguarda le loro proprietà termiche. Possiamo dire che i prodotti Euroshed offrono quindi la possibilità di avere in breve tempo delle migliorie su tutto il sistema ambientale, sia di illuminazione quindi che di proprietà termica. Perfetto. Marta, quali sono i punti di forza dell'azienda Euroshed?
Allora, la Euroshed è molto attenta alle esigenze dei clienti e pertanto sia in fase di preventivo è possibile avere una collaborazione fattiva con l'ufficio commerciale che durante tutta la fase di progettazione, quindi l'assistenza tecnica degli ingegneri e soprattutto fino ad arrivare alla fase conclusiva, che è la fase di posa in opera, dove viene garantita una costante assistenza. Un altro punto di forza, a mio avviso, dell'azienda è la continua ricerca sia di materiali nuovi, di materiali comunque al passo con i tempi, e anche di prodotti sempre attenti alle normative vigenti. Vantiamo pertanto il fatto che tutti i nostri prodotti sono marcati CE e quindi rispondono a tutte le caratteristiche che le normative prevedono. Benissimo Marta, tre aggettivi per descrivere l'Euroshed. Dunque, l'azienda Euroshed è un'azienda, come ho detto poc'anzi, attenta alle richieste quindi di tutti i clienti, perché è possibile avere anche un prodotto mirato, quindi si possono avere dimensioni, si possono avere finestre fatte su misura e con caratteristiche specifiche. Un'azienda puntuale per quanto riguarda sia, diciamo, la consegna della merce che, come possiamo capire in questi momenti, diciamo, il cliente ha sempre fretta di ricevere il materiale, un mondo in cui si sta andando sempre più velocemente, riusciamo ancora oggi ad avere la puntualità nelle consegne. Un altro aggettivo è la serietà dell'azienda. L'azienda può vantare di avere una serietà sia a livello di collaborazione sia con i fornitori che con i dipendenti che con i clienti finali. Benissimo, ringraziamo l'ingegner Marta Bazzucchi, responsabile dell'ufficio tecnico e ufficio acquisti dell'Euroshed. Vi ricordo che Euroshed Innovazione e Passione per la Forza della Luce si trova in via dello Stradone a Cannara, telefono 0742 72 148, www.euroshed.it. L'azienda BKV Industrie SRL nasce a Perugia e vanta un'esperienza ventennale nella lavorazione di laminati metallici per lattoneria, rivestimenti e finitura di interni ed esterni, acciaio, alluminio, inox. La BKV opera in tutta l'Umbria e in altre zone del territorio italiano. BKV Industria SRL, via Sandro Penna numero 59 a San Sisto, Perugia, telefono 075 5272099. BKV Industria SRL. Il bar La Contessa nasce a Gubbio grazie alla famiglia Brugnoni. Negli anni ha acquistato consensi e notorietà a Gubbio, oltre a riuscire a insediarsi come una delle migliori realtà della zona, grazie alla pasticceria locale e alla qualità dei prodotti tipici, come la buonissima cressa. Il bar La Contessa, il posto ideale dalla colazione alla cena, passando per il pranzo, la pausa pomeridiana e il famoso aperitivo. Sempre con gusto, classe e cortesia. Siamo aperti tutti i giorni dalle 5 alle 22. Ci trovate in strada Contessa numero 6 a Gubbio, Perugia, telefono 075 92 74 244. Presso New Segugio Europa di Renzo Cerquetelli potrete trovare tutto per gli animali, domestici o da cortile, alimenti e oggettistica, abbigliamento da caccia, ferramenta e giardinaggio. Siamo aperti dal lunedì al sabato, dalle ore 8 alle ore 13, dalle ore 16 alle ore 20. Ci troviamo in vocabolo Bodoglie 143 barra A, a Pian di Porto, Todi, info 339 14 93 496. New Segugio Europa. Europa vi aspetta! Amici carissimi dell'Umbria Verde di Gera, salve a tutti. Un nuovo appuntamento con Linsoio, tradizione ed etica venatoria. Al mio fianco, come potete vedere, ho il presidente regionale di Federcaccia, Franco Di Marco. Presidente, quali sono le proposte di Federcaccia per la modifica del regolamento di caccia al cinghiale?
Sì, mi corre comunque l'obbligo di fare una precisazione, Vai. perché ogni giorno leggiamo sui giornali, sentiamo interviste, il cinghiale è un problema, il cinghiale sta diventando un problema. Beh, io smentisco questa affermazione. Io dico che il cinghiale non è un problema. Se ben gestito, il cinghiale è una risorsa, diventa problema quando non lo gestiamo, come sta accadendo in alcune realtà. Detto questo, appunto parliamo di gestione. Noi abbiamo fatto una proposta insieme ad altre associazioni venatorie che aderiscono a livello nazionale alla FENAVRI, parlo dell'Arcicaccia, dell'Enarcaccia e dell'ANU. Abbiamo sottoposto questa proposta alla Regione dell'Umbria, non ancora abbiamo avuto delle risposte, stiamo sollecitando la Regione perché appunto si possa arrivare quanto prima a una definizione di un nuovo regolamento. Che cosa chiediamo in sintesi in questo regolamento? Allora, innanzitutto noi mettiamo al centro della gestione della specie cinghiale le squadre e la caccia in battuta con le squadre. Noi riteniamo, e non solo noi come associazione venatoria, ci ha fatto piacere che in una relazione di Legambiente anche Legambiente dica che la squadra e la battuta sono forse le forme più opportune, più giuste per il contenimento della specie. Quindi la proposta nostra è mettere al centro dell'attività venatoria per la caccia al cinghiale le squadre, in un territorio ben determinato, settorizzato, assegnato alle squadre, per un certo numero di anni non debbono essere modificati questi settori e sono quindi gli unici e debbono essere gli unici responsabili della gestione di questa specie in quel territorio. Nessun altro in quel territorio non deve essere consentito ad altri l'opportunità di cacciare questa specie. Però al tempo stesso diciamo che al di fuori dei settori anche altri cacciatori possono Certo. abbattere questa specie nelle forme dovute, nelle forme più opportune. Parliamo anche della girata al di fuori dei settori, ripetiamo, in settori, in microsettori che la CTC assegna, che l'ATC gestisce e anche i singoli. Noi non abbiamo preclusioni, ma deve essere appunto queste forme consentite al di fuori dei settori, opportunamente assegnate, individuate, gestite in maniera opportuna, ecco, diciamo. Perfetto. Presidente, la proposta di Fenaveri invece sulla modifica del regolamento di caccia al cinghiale? Diciamo che è identica. Le associazioni che hanno sottoposto alla Regione questa proposta che ho illustrato in grandi linee sono le associazioni che aderiscono alla Perfetto. FENAVRI. Quindi Arcicaccia, Enalcaccia, ANU e Federcaccia hanno sottoposto alla Regione una bozza unica, insomma, ecco, quindi Perfetto. speriamo quanto prima che la Regione possa mettere mano a questo nuovo regolamento. Benissimo. Presidente, cosa pensa Federcaccia dell'ulteriore taglio di 150.000 euro da parte della Regione dal fondo danni e come risolvere il problema in mancanza di soldi? Ma indubbiamente questo è, non siamo d'accordo assolutamente su questo taglio. Non lo comprendiamo, non comprendiamo per quale motivo ci sia stata questa decisione. No, speriamo che i danni sicuramente dovrebbero essere minori e dovranno essere minori, con un'attenta gestione, e su questo magari devo fare una riflessione. Una prevenzione anche a difesa delle culture. Noi riteniamo che comunque il taglio dei soldi, che comunque sono soldi dei cacciatori, poi alla fin fine sono soldi dei cacciatori, Certo. per i danni non debbano essere tagliati. E non è pensabile, siamo nettamente contro al fatto che qualcuno possa dopo dire: beh, se i soldi non bastano, li chiediamo ai cacciatori. La specie è una specie di proprietà dello Stato che i cacciatori contribuiscono a Certo. contenere, questo dobbiamo essere chiari perché sennò il cinghiale non è una specie di proprietà dei cacciatori, è una specie patrimonio indisponibile dello Stato che i cacciatori gestiscono su delega della Regione e di altri, quindi non capiamo perché dobbiamo essere sempre noi a tirar fuori i soldi. Certamente non li chiederemo ai cacciatori se non bastano, qualcuno ne prenderà di meno.
Benissimo, ringraziamo il presidente regionale di Federcaccia, Franco Di Marco. Colazione da Tiffany, aperto tutti i giorni dalle ore 9 alle ore 1. Tabacchi, colazione, aperitivi, sia di giorno che di sera. Grazie all'ampio spazio allestito al di fuori del locale con tavoli. Colazione da Tiffany si trova in via Nervi numero 6, strada statale Corcianese, Ellera di Corciano, Perugia. Telefono 339 35 12 936. Colazione da Tiffany si trova all'esterno del centro commerciale Il Gerlinda. Geometra Andrea Petrelli, Project Management, General Contractor, Progettazione, Architettonica, Restauri, Direzione Lavori, Accatastamento, Sicurezza, Consulenza Perizie. Geometra Andrea Petrelli si trova ad Assisi, cellulare 340 72 26 822, andreapetrelli@libero.it. Geometra Andrea Petrelli, Project Management, General Contractor, andrea.petrelli@geopec.it. Amici carissimi dell'Umbria Veridigiana, salve a tutti. Una giornata importante presso la SD della Ponte Vecchio, questa affiliazione con la società sportiva Lazio. In mia compagnia, come potete vedere, è veramente un personaggio importante del mondo del calcio, Mauro Bianchessi, nonché responsabile tecnico del settore giovanile della Lazio. Ben trovato Mauro e benvenuto qui alla Ponte Vecchio. Ritornando indietro di qualche mese, precisamente a giugno, Mauro è stato ufficializzato il suo arrivo come responsabile tecnico del settore giovanile della Lazio. Quali sono stati i suoi pensieri e le sue reazioni? Ma è stata una scelta fortemente voluta dal presidente della Lazio, il dottor Claudio Lotito. Siamo usciti dal Milan in una maniera molto veloce, c'erano altre società di cui avevamo già instaurato dei rapporti, ma il progetto tecnico e di prospettiva di sviluppo del settore giovanile del presidente della Lazio ci ha convinto a fare questa scelta. Siamo contenti di essere arrivati a Roma, siamo contenti di essere in una società dove c'è oggi una programmazione e uno sviluppo del settore giovanile. Mauro, quali sono gli obiettivi che lei ha prefissato per questi giovani ragazzi? Lazio parliamo, eh? Ma l'obiettivo è quello di far crescere i giocatori e di portarli in prima squadra. Questo è l'obiettivo di qualsiasi settore giovanile e professionistico, in un modello integrato di lavoro, un modello tecnico integrato di lavoro per tutte le squadre, escluso ovviamente i più piccoli delle scuole calcio, diciamo quelli dell'agonistica. Giochiamo in maniera totalmente diversa dal passato, ci alleniamo in maniera diversa, abbiamo fatto investimenti su strumenti sia informatici che specifici di allenamento ed è iniziata questa avventura, un'avventura che, ripeto, come nell'agricoltura c'è il tempo della semina e della crescita prima di raccogliere i frutti, che io penso che tra 3-4 anni cominceremo a vedere gli sviluppi del nostro lavoro, anche se devo essere sincero, siamo già contenti della squadra Under 16 che è prima in classifica e l'Under 14 che è prima in classifica. Benissimo. Mauro, come abbiamo detto prima, grande personaggio del mondo del calcio, le soddisfazioni sono state moltissime e oggi a vedere i suoi campioni che stanno militando nei grandi stadi, che soddisfazioni? Ma è una gioia grande anche perché la mia strategia di lavoro è prendere giocatori italiani o stranieri residenti sul territorio italiano da piccoli, farli crescere quindi con un progetto tecnico e vederli poi qualcuno di questi arrivare in prima squadra. Oggi sono 23 che giocano in Serie A, lasciamo perdere quelli di Serie B, è sicuramente un'emozione. Un'emozione grande che divido con i miei più stretti collaboratori che oggi sono la Lazio. Quello che è stato fatto nei 15 anni di Bergamo, negli 11 anni di Milan, vediamo di portarlo qui a Roma nei prossimi 5 anni dalla Lazio. Allora in bocca al lupo. Grazie, crepi il lupo. Amici carissimi, come potete ben vedere, abbiamo parlato con Mauro Bianchessi, ora
tocca proprio a un grande personaggio, ok, perugino, quindi il dottor Francesco Pelliccia, medico legale, l'uomo che ha messo comunque sia, ha lineato, diciamo, le due società, la società sportiva della Lazio con la SD Pontevecchio. Dottor Pelliccia, il connubio che noi troviamo fra la società sportiva della Lazio e la SD Pontevecchio. Sì, è quello di creare un serbatoio per i giovani, serbatoio che, se tutto va bene, entro 5 anni, come ha previsto Bianchessi, porterà a un'evoluzione sia da un punto di vista culturale, tecnica e fisica di questi ragazzi, nella speranza che qualcuno possa entrare al più presto nel mondo del calcio, quello reale, quello vivo. È una vetrina importante perché per la prima volta verranno i ragazzi osservati proprio sul campo della Pontevecchio, quindi si evitano traumatismi ai ragazzi e ai familiari per gli impegni romani e quindi trasferte a volte faticose. Con una cadenza che poi stabiliremo con Bianchessi, li osserveremo qua sul posto facendo raduni anche per tutti i ragazzi dell'Umbria. Quindi è un osservatorio, io sarò il custode di questo osservatorio, cercando di far rispettare gli orientamenti tecnici che darà Bianchessi a tutto lo staff. Dottor Pelliccia, gli obiettivi in Umbria che ha prefissato per questi giovani ragazzi? L'osservazione parte dal 2004 al 2008, nella fascia di età in cui c'è lo sviluppo tecnico, fisico, ma soprattutto ci interessa anche morale, quindi gli atteggiamenti irriverenti, gli atteggiamenti di maleducazione non saranno accettati, quindi sarà, oltre la scuola ci sarà, diciamo, questa attività di elevazione morale e di educazione. E ripeto, come ho detto prima, visto i precedenti di Bianchessi, non so se sono stati già elencati, di portare un bambino, un ragazzo a un'attività a Roma in primavera per poi il lancio nella grande categoria. Dottor Pelliccia, grazie e soprattutto in bocca al lupo per questa avventura. Grazie a voi, grazie. Pio Legno Umbria, case, arredi e strutture in legno, gazebo con tavolo, coperture solari, casetta e carport, carport su misura, noleggio casette, arredo locale su misura, pergolati su misura, serra solare. La Pio Legno Umbria vi aspetta in via Zipirovic a Deruta, telefono 366-7462-101, biolegnoumbria@gmail.com, www.biolegnoumbria.it. La Resolution Italia è una realtà giovane e dinamica che ha nel cuore soluzioni personalizzate per sostenere imprese, aziende e famiglie. L'obiettivo della Resolution Italia è quello di ottimizzare i costi e eliminare gli sprechi. Gestione e rinegoziazione dell'utenza, strategie digitali, web, social media, assicurazioni, controllo, analisi e gestione dei rapporti bancari, gestione, rettifica e cancellazione di segnalazioni nelle centrali rischi, noleggio auto. Cosa aspetti? Stop allo spreco di tempo e denaro. Contattaci al 393 9681 583, via Roma numero 52, Castiglion del Lago, Perugia, info@resolutionitalia.it.
Amici carissimi dell'Umbra Verde di Giada, salve a tutti, bentrovati all'angolo del consumatore, Confcontribuenti Italia sempre presente con noi. Vi ricordo che Confcontribuenti Italia è un'associazione no profit, il delegato responsabile l'avvocato Diego Florio. Oggi parleremo della rottamazione delle liti fiscali, quindi avvocato, le novità come sempre, no? Ovviamente, novità per la rottamazione di fiscali, che è altra cosa rispetto alla rottamazione delle cartelle Equitalia. In pratica consiste nella possibilità, che poi è diciamo decorsa già insomma da qualche mese, comunque la possibilità appunto di rottamare, nel senso di annullare quelli che sono i processi già in corso a livello tributario, facendo una richiesta appunto di adesione al fine appunto di poter pagare il, diciamo, la sorte, il debito, quello capitale, chiamiamolo come vogliamo, che è stato introdotto in quel giudizio, però appunto al netto di interessi e sanzioni. Quindi in pratica la logica è quella della rottamazione delle cartelle Equitalia, ma appunto viene applicata ai processi già in corso, e quindi in pratica, diciamo, invece pagare capitale, interessi, quello è, uno dice guarda, voglio pagare, ma voglio pagare solo la parte del capitale, quindi la causa viene sospesa e poi si iniziano a pagare appunto le rate, o comunque in unica soluzione è quello che appunto è dovuto. Avvocato, ma che cosa accade in caso di adesione? In caso di adesione succede che il processo non viene immediatamente interrotto, insomma c'è una sospensione logicamente, perché poi andrà verificato se il pagamento viene fatto, a parte la domanda di adesione, se viene fatto poi l'effettivo pagamento, che come dicevo appunto può essere fatto in un'unica soluzione o in tre rate. E tra l'altro, insomma, va precisato che le cause che possono beneficiare di questo, di questa nuova, diciamo, normativa sono quelle che sono state instaurate entro il 2016. Quindi dal 1 gennaio 2017 almeno per ora sembra che non ci rientrino. Quindi dicevo, il processo viene sospeso in attesa che appunto vengano fatti i pagamenti. Una volta che il tribunale, la commissione tributaria, chiaramente più delle volte verifica che sono stati effettuati, a quel punto c'è la possibilità che venga interrotto il procedimento, e quindi diciamo si chiude così, ecco, non si arriva alla sentenza, eccetera eccetera. Con questa novità vale anche in grado di appello? Sì, vale anche fino in Cassazione, vale in qualunque fase del giudizio. Tra l'altro, ecco, vale anche in quei casi in cui magari in primo grado il contribuente abbia vinto, quindi Equitalia o chi sia comunque ha appellato. Però ecco, anche nel caso in cui il contribuente abbia una propria prospettiva di vincere anche in appello, di fronte a una possibilità del genere è probabile che decida di aderire, appunto di chiudere il grado d'appello di Cassazione in questo modo, in questo caso precludendo poi la possibilità invece di vincere anche l'appello o la Cassazione e di non pagare niente. Quindi ovviamente va visto di volta in volta a seconda del, appunto a seconda dei casi, perché va valutato bene a livello documentale e processuale il possibile esito della causa, che è con la rottamazione, diciamo che in sostanza è più vantaggiosa per chi la vede un po' scura, che sia in primo grado o in Cassazione la vede molto scura come esito, e quindi diciamo si mette a riparo in questo modo. Bene. Amici carissimi, vi ricordo che Confcontribuenti Italia si trova in via Cartolari numero 25 a Perugia, telefono e fax 075 76 11 397, confcontribuentiitalia.perugia@gmail.com. La RES Infissi nasce nel 2004 a Bastia Umbra per l'iniziativa di due amici, Stefano Rosignoli e Franca Simonelli, che uniscono le loro esperienze maturate nel settore con lo scopo di commercializzare tutti i prodotti nel campo dei serramenti ed infissi. In pochi anni, grazie all'intuizione dei due soci fondatori e l'aggiornamento del personale, l'azienda RES Infissi diventa punto di riferimento per imprese, enti, professionisti e privati dell'intera regione Umbria.
sia per quanto concerne le ristrutturazioni che i nuovi edifici. I brand maggiori della RES Infissi, Baukst, Blu Interni, Kikao, Griesser, Eclisse, Sciuco, Secco Sistemi e tanti altri. La RS Infissi mette nel campo sempre prodotti nuovi e all'avanguardia. Grazie a ciò l'azienda è in forte crescita, infatti la trovate presente al Made Expo Milano, Expo Casa Bastia Umbra e al Saie Fiera di Bologna. La RS Infissi vi aspetta in via dei Tigli numero 26 a Bastia Umbra, Perugia. Info 075 800 53 39. Amici carissimi dell'Umbria Vera e Rigiara, salve a tutti. Mi trovo presso il ristorante Vida Loca. In mia compagnia ho l'amico Valerio che questa sera ci farà vedere che cosa ci ha preparato di buono. Io già vedo dal grande focolare di Valerio che ci sono ben 3 secondi. Dunque, che cosa vediamo nel focolare, Valerio? Dunque, siamo in autunno e abbiamo rimesso in modo quello che è il focolare, il braciere, il girarrosto, tutto quello che serve per la cottura delle carni alla griglia. Ecco, ho preparato un agnello, ho preparato una grigliata di maiale e ho preparato anche un po' di cacciagione perché ce l'ha ordinata un cliente che verrà fra poco. Ecco. Valerio, come sono i condimenti? Che olio usate? Il sale? Allora, per quello che riguarda l'agnello, è stato picchiettato con lardo di colonnata, del rosmarino, aglio e degli aromi che ci abbiamo noi qui sull'orto nostro. Poi ho preparato una grigliata di maiale, anche quella con rosmarino, con del grasso e magro, ci stanno delle spuntature, salsicce, eccetera. E poi c'è uno spiedino fatto con 4 tordi, con del grasso e magro, con dell'alloro e dei condimenti appunto per la cacciagione. Verranno tutti conditi con un olio che ci abbiamo qui noi del posto, che è un olio molto fruttato, ottimo per i condimenti a crudo. E poi ecco, andiamo avanti, adesso andiamo a vedere nel particolare appunto quello che stiamo facendo. Che cosa ci metteresti vicino a questi 3 secondi come contorno, Valerio? Locca. Bene. E però abbiamo anche un'ultima sorpresa, che è del buon vino rosso, vedo. Quindi la cantina che noi abbiamo scelto per questi 3 secondi, che cantina è, Valerio? È la cantina Dionigi, qui è un produttore qui del posto, che è un vino rosso molto fruttato, però un vino corposo, un rosso rubino, appunto, che si sposa bene con le carni alla griglia. Benissimo, ringraziamo Valerio Turrioni del ristorante Vida Loca e vi dico, amici, venite a trovarli al ristorante Vida Loca. Io ci mangio bene e ci bevo pure bene, quindi che cosa aspettate? Veniteli a trovare. L'Umbria Vera di Giada, ogni settimana in onda su TRG, Teleradio Gubbio, canale 11 del Digitale Terrestre. La puntata verrà trasmessa il venerdì alle ore 22, il sabato alle ore 18 e la domenica alle ore 10.30. Potrete rivedere ogni puntata in rete, L'Umbria Vera di Giada News, sul canale YouTube. Grazie e arrivederci.